Pistola TV. Oggi siamo con Daniela Ioia e parleremo della stagione finale di Gomorra la serie, dove Daniela interpreta Tiziana Palumbo. Ciao Daniela. Ciao Gennaro e ciao a tutti. Cosa dobbiamo aspettarci al tuo personaggio in questa quinta stagione di Gomorra? Allora, bella domanda. Questa quinta stagione partiamo dal fatto che sarà una stagione piena di colpi di scena e sarà una stagione, secondo me, bisogna aspettarsi di tutto il contrario di tutto. Però per quanto riguarda il mio personaggio, vedremo una Tiziana Palumbo, forse il lato suo un po' più umano, nel senso che nella quarta stagione abbiamo visto una Tiziana Palumbo molto determinata, molto ambiziosa. In questa quinta stagione invece si vedrà un po' di più l'aspetto umano del personaggio. Ovviamente sono sempre sfumature che uno cerca di, si impegna e cerca di trasmetterle. Quindi speriamo di aver fatto un buon lavoro anche questa volta. Allora, com'è stato calarti nei panni di questo personaggio? Com'è arrivato questo ruolo? Guarda, per Gomorra in realtà c'è una lunga trafila di provini, nel senso che io ho cominciato a fare i provini per Gomorra dalla prima stagione. L'unica stagione per la quale non ho fatto provini è la seconda, poi feci i provini anche per la terza e poi nella quarta finalmente è uscito questo personaggio di Tiziana Palumbo e fui molto contenta. Perché a differenza degli altri personaggi femminili della serie, Tiziana Palumbo è l'altra faccia della medaglia, no? Quindi rappresenta, fa sempre parte di quel mondo, però ha un codice diverso lei, quindi questo mi ha molto, molto stimolato e intrigato, che comunque è un po' un azzardo, no? Mettere un personaggio del genere in una serie che parla di camorra, dove c'è un codice ben preciso. E quindi lei segue un codice un po' diverso, ed è stata una bella sfida, quindi molto bello, molto interessante. Sempre tra le sfumature tra Daniela Ioia e il suo personaggio, cosa avete in comune e cosa invece proprio non sopporti di questo personaggio? Se c'è ovviamente qualcosa che non sopporti. Allora, in comune sicuramente la determinazione e la voglia di farcela. Questo sicuramente è uno degli aspetti che ho più amato di Tiziana Palumbo. Che odio, forse il fatto che lei farebbe di tutto per arrivare. Io no, cioè no, a un certo punto mi fermo, quindi Lei fa di no. tutto, sì. Lei sì, farebbe di tutto, anche se non direttamente, capito? Lei è una di quelle un po' ambigue, nel senso che lascia che gli altri capiscano quello che vogliono capire e facciano di conseguenza, vedi con Alberto Resta, no? Cioè lei non ha detto proprio esplicitamente delle cose, però fa in modo che venga presa la decisione da altri. E Intanto, sì, vai, vai, no, no, scusa. no, no, semplicemente questo, quindi questo forse non sopporto di lei. Io sono molto più trasparente, non sono così ambigua. Allora, in questa stagione ci sono 6 episodi diretti da Marco Sì. D'Amore. Com'è stato lavorare con lui come regista? Molto bello. Marco ha una bella empatia. Poi, diciamo, il fatto che lui è un attore, lo aiuta tantissimo a stare anche dall'altra parte della macchina da presa, perché non è facile comunicare, cioè tu regista hai un'idea della scena, hai un'idea del personaggio, di quello che deve comunicare. Con quelle parole e con quella scena, quindi la capacità del regista, ed è molto difficile, è quella di spiegare all'attore ciò che vuole, quindi mettere l'attore in condizioni di poterglielo restituire. E lui ha una forte empatia per questa cosa, una grande capacità di comunicazione con l'attore, essendo lui stesso un attore, un bravissimo attore tra l'altro, e mi sono trovata molto molto bene. E poi anche una persona di grande rispetto nei confronti proprio della professione e dei colleghi, tutti, indistintamente dai ruoli che si ricoprono, c'era sempre un ambiente di uguaglianza. Che non è scontato No, comunque. assolutamente, ci sono alcuni set in cui si avverte invece tanto, no? La differenza di ruolo, invece lì c'era collaborazione totale a 360 gradi, è stato molto molto bravo. Poi io nella quarta stagione
ho girato con tutti tranne con lui. Quindi diciamo ci siamo un po' recuperati in questa quinta. Allora, c'è stata una domanda in conferenza stampa che ha fatto sobbalzare proprio Marco D'Amore. Il tema, essendo lo stesso, penso che tu l'abbia vista e comunque in generale il tema sia ben risaputo. Gomorra influisce sull'aumento della criminalità a Napoli? Allora, io voglio chiederti innanzitutto la tua percezione del prodotto Gomorra prima di farne parte e poi cosa pensi in generale su questo tema che riguarda Gomorra, ma anche tante altre serie, perché non è solo Gomorra che parla di criminalità. Guarda, cioè, allora, Gomorra quando non ne facevo parte la guardavo sempre con ammirazione perché è oggettivamente un ottimo prodotto. Quindi è una serie mondiale, girata bene, quindi è un prodotto, un attore ambisce proprio a prenderne parte proprio per la qualità. Per quanto riguarda queste polemiche, ogni volta che esce Gomorra c'è la solita polemica di però Gomorra non è la causa, cioè Gomorra non è qualcosa che scatena la camorra, cioè Gomorra non è altro che il racconto di una cosa che è sempre esistita e che, ahimè, non finirà adesso. Cioè Gomorra, siamo alla quinta stagione e finirà. Ma la camorra di cui diciamo, si parla in Gomorra purtroppo non finirà con questa quinta stagione, quindi continuerà ad esserci, è sempre esistita. È lo stesso, cioè, Don Matteo allora dovrebbe, Maestro Saviano. dovrebbe generare, ecco, come ha detto Saviano, dovrebbe generare i preti, Oppure dovrebbe Breaking Bad, trafficanti di droga. cioè, noi non siamo molto abituati, questo è secondo me il punto, che non siamo molto abituati a questo genere di cose e quindi indicizziamo, però per esempio ci sono tantissime serie di qualità americane, io non ci trovo niente di male sinceramente ad avere preferenze di genere, io sono un'amante dei crime per esempio, quindi guardo tutti i crime che ci sono, non ci trovo nulla di male, sono generi, quindi se ti piace è bene, se no... Guarda una commedia, io Allora, Daniele, in grande attesa per il terzo e il quarto episodio, dopo è successo i primi due, 841.000 spettatori, il miglior debutto per una serie Sky negli ultimi 2 anni. Quindi praticamente Gomorra ogni fine di stagione tutti dicono speriamo sia l'ultima, ci hanno scocciato, però poi sì. cioè, è un prodotto che non stanca mai. No, no, ma come si fa? Ti ripeto, è un ottimo prodotto, quindi quando le cose sono fatte bene, vo ne vorresti sempre. Però è finita davvero. Però è giusto perché tutte le cose, anche quelle belle e quelle brutte, a un certo punto devono finire, altrimenti poi si rischia, lì si rischia. Invece è giusto che abbia avuto il suo percorso, abbia avuto il suo svolgimento e quindi adesso si appresti alla sua Quindi tu fine. ci confermi che è davvero la Sì, fine, è sì. davvero finita. Allora, siamo appunto ai titoli di coda di questa serie di successo mondiale. Io ti chiedo, cosa ha rappresentato per te e per la tua carriera farne parte e cosa vuoi dire a Tiziana Palumbo? Allora, per me ha significato tantissimo perché è stata una delle mie più grandi esperienze, cioè un set pazzesco, quindi ho imparato veramente tantissimo e ho avuto la fortuna poi di girare sempre nella solitudine di Tiziana Palumbo, con Salvatore e con Andrea nella quarta stagione e adesso, anche di nuovo con Salvatore. Quindi, sono stata affiancata da grandi personaggi e per me è stata una grandissima esperienza, mi ha insegnato veramente tanto, ho imparato tantissimo sia di me e proprio dello stare su un set, dello gestire l'ansia, tante cose. E a Tiziana Palumbo vorrei dire un sacco di cose, ma in realtà io ci vedrei proprio uno spin-off di Tiziana Palumbo, ma tu ci pensi? Perché Sì. secondo me uno di quei personaggi che deve essere approfondito, perché lei da dove viene? Che fa? Ha un compagno, ha un figlio, ha rinunciato a tutto per arrivare dove vuole arrivare. Cioè, io ce lo vedrei bene uno spin-off di Tiziana Palumbo. Mi devo organizzare, lo devo fare. Sono d'accordo, anche perché noi l'abbiamo sempre vista in ambiente lavorativo, a differenza di altre persone, non l'abbiamo mai vista, per esempio, a casa, mentre Brava! Che cucina, fa sta Tiziana quando non Palumbo? lavora. Capito? Che secondo me quando non lavora è tipo che si ubriaca, cioè, Sì, capito? qualcosa va. È proprio lei è proprio, secondo me,
ha senso solo quando lavora, quindi quando sta a casa è persa, capito? E lo farei. E ci devo hai voglia di approfondire sì, questo personaggio? Sì, io no, non vorrei mollarla così, capito, facilmente, vorrei approfondirla, perché secondo me è un personaggio, uno spin-off ci starebbe più perché che bene. Non magari uno spettacolo, come per esempio c'è Gianni Parisi che ha fatto da Ponente a Levante, all'iniziatore, sì. Dovresti fare la stessa cosa. È vero, è vero. Devo trovare un titolo simpatico però, tipo da uva a palumbo. Bravo, la solitudine di Tiziano. Allora, adesso chiudiamo il capitolo Comorra e parliamo di teatro. Prima di parlarne, chiedo alla regia di Davide Porzio, che ringrazio, di mandare un filmato. Non sono io quella stella, non scappare! Scusate, dottore, lo metto un po' qua, perché questi smart phone stanno rovinando le generazioni. Io voglio avere un figlio da mio marito. Vabbè, sì, però allora, intanto vado il mio piano. Poi c'è stato un dopo. C'è stato un dopo bello grosso. Dopo. Cosa c'è un dopo? Un dopo, signora. Per sbloccarlo un dopo vi dovete portare subito la carta d'identità. No, signora, vi dovete portare subito le analisi. No, signora, vi dovete portare subito la foto di mio marito. Ehi, ma c'è un bel signora. Vi dovete portare il pacchetto a 25.000 euro. Ma veramente? Veramente? Sì, però vedi, se vuole dice penso lo sento nulla. Va bene, mi parlo con mio marito, vieni a dirci. È questo, dottore. È questo che non si esce di casa, c'ha l'andata. C'ha un rubato. C'ha proprio te sfrantumato. Ma sono tre giorni che non si toglie addosso quella divisa di metro notta, fatta i pubblici per dire cammina qui e si fissa. E non lo vuole capire. Non lo vuole capire, però l'hanno allontanato dal lavoro. Combinate che si dei figli. Tutta l'urma dunque la faccia appesa a una lunga in uno, la cucchia ecco basta questa violenza, voi andate a mettere in mano dove basta! A provare che mi sono guardo io, perché mio padre mai mi sta mano ancora, mai. Sciroppo dopo gli cadanze, come dopo gli pillolini dopo gli cadanze, e invece un cucchiaio come lo mangia, come mangio con cucchiaio, si può mangiare pure da forchetta e cucchiaio, per la pasta e cucchiaio, la pasta e patana, pasta e pasta, o broccoli, come lo mangio con cucchiaio, quindi stanno dando il cucchiaio. Gigina l'ha lasciata libera di fare quello che voleva lei per amore dei figli. Ma voi sapete a Silvano? Papà, con te, non è bella dottore, quella è casa e che parla a Ietto, te ne due occhi a palla tanto. Sì, sta conci, si prepara come vuoi, ma che lo stombo che lei non c'è. Allora, abbiamo visto uno spezzone di Mamma Mia, questo spettacolo scritto da Massimo Andrei con la regia di Gennaro Silvestro. Allora, tu, se non erro, prima del debutto hai scoperto di essere incinta. Sì. Quindi, com'è cambiata la percezione di questi... di queste tre mamme diverse dopo questa scoperta e dopo essere diventata mamma? L'esclamazione è stata mamma, ma in tutti i sensi. Sì, io ho scoperto di essere incinta di mio figlio praticamente pochi giorni prima del debutto. E è cambiato tutto perché tutto quello che dicevo nel monologo ha avuto d'improvviso un peso totalmente diverso. Quindi, ma perché io faccio il teatro verità, capito? Quindi per calarmi nella parte fino in fondo ho detto vabbè, parlo di maternità, facciamo la mamma. Allora, hai dichiarato che questo spettacolo l'hai cercato tu. Sì. Ci racconti come è nato? Sì. È nato perché avevo proprio l'esigenza di stare sul palcoscenico da sola, quindi di cimentarmi in qualcosa da sola, proprio per cominciare la solitudine di Tiziana Palumbo, farlo anche in teatro. Sì, è stato un escalation. E avevo proprio l'esigenza, diciamo, di stare in scena da sola, quindi di cimentarmi in qualcosa di mio. E quindi ho contattato Massimo Andrei, che è l'autore del testo. Ci siamo incontrati, ne abbiamo parlato. Massimo è uno che scrive bene, benissimo, tra l'altro, e scrive molto anche per le donne. E quindi gli ho spiegato un po' la mia idea e lui, guardandomi, mi ha detto: vabbè, non ti preoccupare. E quindi ha cominciato a scrivermi il monologo.
psicologo. E la cosa bella è che è un work in progress continuo, nel senso sono passati svariati anni, penso 3, dal mio debutto. E sì, perché mio figlio ha 2 anni e 4 mesi, ti trovi. E lui praticamente ancora adesso siamo lì che ci sentiamo, cambiamo, aggiungiamo, modifichiamo, quindi non è quello che hai visto, che abbiamo visto nella clip, adesso è cambiato, è diverso. Ci sono più male per rivederlo anche. Cioè, assolutamente, questo è uno spettacolo che secondo me non ci si stanca mai di vedere, ma non perché lo faccio io, perché è scritto benissimo, è una comicità mai banale, quindi è di quella comicità proprio che piace, che ti prende, intelligente, è cinica, è cattiva a volte, è vera perché racconta proprio cose che vediamo quasi tutti i giorni. Queste persone esistono. E poi anche perché io mi sono ispirata a persone che ho visto, che ho conosciuto. E poi ha una regia, quella di Gennaro, che è un amico fraterno, ci conosciamo da tantissimo tempo, mi ha diretta tante volte, quindi io ho scelto proprio lui perché sapevo che lui avrebbe potuto cavare proprio il meglio da questa cosa. E quindi ha una regia molto dinamica, giovane, fresca. Assolutamente da rivedere. E quindi dove potremo vedere Mamma Mamma? Allora, per adesso sarò in scena a febbraio, a fine febbraio, al Don Peppe Diana di Portici, un teatrino molto carino, praticamente una rassegna teatrale organizzata da Paolo Cagliazzo, che mi ha voluta in questa rassegna, quindi lui aprirà le danze con il suo spettacolo e poi ci saranno altri colleghi che pure si alterneranno e poi alla fine di febbraio ci sarò io con questo monologo Mamma. A Roma sicuramente lo porteremo al Teatro Testaccio di Roma e poi diciamo ci saranno anche altre date, stiamo cercando di incastrare un po' le varie situazioni. Quindi sicuramente lo potrete vedere. Allora, a proposito di maternità, questa l'abbiamo vista anche nei Bastardi di Pizzo Falcone. Sì. Io ti voglio chiedere innanzitutto come è stato far parte di questa serie tratta dai romanzi di Maurizio Di Giovanni e poi cosa hai provato nel vedere tuo figlio, Ah, mio figlio è tremendo. Lui ha girato che c'era 5 mesi quando ha girato, era proprio piccolissimo ed è stato bravissimo. Cioè, noi siamo rimasti tutti quanti scioccati perché mi aspettavo, pianti, nervosismo, invece lui è proprio attivo, attento, ogni volta che sentiva motore partito, azione, si pietrificava, attento. Magari era il sangue. Forse. Chissà. No, è stato molto bello, molto divertente, devo essere sincera. Adesso che è incosciente è molto divertente. Se crescerà e vorrà farlo come mestiere, vedremo. Tu invece questo personaggio nei Bastardi di Pizzo Falcone? È stato molto, molto bello, anche perché mi sono interfacciata con quasi tutti i protagonisti della serie, quindi è stata una gran bella esperienza. Gassman è di una umiltà, di una generosità assurda, mi sono trovata molto molto bene, poi è stato anche bello ritrovare Massimiliano Gallo, con il quale avevo già recitato anche nel Sindaco del Rione Sanità. È stata una gran bella esperienza. Sì, è proprio nel momento in cui arrivi tu lui al massimo della sua vulnerabilità, Massimiliano Gallo. Sì, è stato molto molto bello. Allora, ad aprile andrà in scena Piccolo Bellini, gemito l'arteropazzo. Sì. Lo spettacolo sullo scultore napoletano Vincenzo Gemito. Sì. Cosa vuoi dirci sulla tua nannina e come ti sei trovata a lavorare con un regista che tu conosci abbastanza bene, Antimo Casertano, che è dietro di te. Sì, che bella questa foto. Allora, lo spettacolo io, sempre perché non è perché l'abbiamo fatto noi, perché è nostra, però è uno spettacolo stupendo, cioè è uno spettacolo veramente bello, cioè è proprio bello. È scritto da Antimo, diretto da Antimo, ed è frutto di una ricerca di anni, cioè sono penso 10 anni che Antimo fa ricerche su Vincenzo Gemito, che è uno scultore napoletano che non tutti conoscono ed ha avuto una vita pazzesca. Lui è stato veramente proprio una vita pazzesca. E abbiamo deciso di fare questo spettacolo con la nostra compagnia, che è Compagnia Teatro Insania,
e raccontare questa crisi artistica e personale dello scultore. Il mio personaggio era quello della moglie. Voi pensate che la moglie, Nannina, è stata al fianco di quest'uomo che si è rinchiuso in casa per 20 anni. Lui era un tipo violento, la picchiava, era veramente un folle, preso dal genio però folle. Ed è stato molto difficile interpretare Nannina, perché di Nannina non si sa niente, se non qualcosa che puoi percepire dai dipinti, da qualche schizzetto che Vincenzo Gemito faceva, da qualche scultura che ha fatto della moglie, però di qualche quadro, perché lei era una modella, aveva posato anche per altri artisti precedentemente al matrimonio con Gemito, quindi si sa veramente pochissimo. E io ho affrontato Nannina praticamente cercando di capire una donna a quell'epoca che cosa poteva provare a stare appresso alla testa di un uomo come lui in quel momento storico. Cioè, comunque è stato molto difficile, devo essere sincera. Bene, io ringrazio Daniela Ioia per essere stata con noi. Allora, questa sera andranno in onda il terzo e quarto episodio di Gomorra, sì. Quindi facciamo un grosso in bocca al lupo alla serie. Tu cosa vuoi dirci sui tuoi progetti futuri? Guarda, li abbiamo già detti, okay, quindi sì. Sono quelli di poi ci sono in programma anche altre cose, però non io sono... Non spoilerare qualcosa? No, io sono molto scaramantica, quindi non voglio spoilerare nulla, quindi lasciamo così. Ci aggiorneremo strada facendo. Ok, allora in bocca al lupo a Gomorra, anche se non credo ce ne sia bisogno. No, sempre, c'è sempre bisogno. Però in bocca al lupo soprattutto a Daniela Ioia. Grazie a voi, ciao.